Quindi credo che a questo punto possiamo vedere la nuova versione del sito del network a cura del dottor Christian Di Stefano. Chiaramente la tavola rotonda darà poi modo di approfondire quello che abbiamo visto, diciamo, in questa prima parte di presentazione e soprattutto per noi oggi è anche un'occasione per valutare tramite contatto col dottor Maturani, la dottoressa Bianchi, la dottoressa Monacelli, eventuali richieste di approfondimenti con incontri bilaterali. Mi hanno già parlato che avete avuto un confronto con il tema musei, eccetera, quindi invito le persone che sono in sala, che hanno partecipato e che possono avere un interesse rispetto alla tematica, di prendere contatti diretti col dottor Maturani affinché possiamo fare a valle di questo incontro di oggi dei bilaterali, diciamo, volti all'obiettivo di implementarli ulteriormente. Prego, dottor Di Stefano. Si deve schiacciare. Sì, buongiorno, io sono Cristian Di Stefano di Ispra, sono il referente per il network della biodiversità. Oggi vi presenterò le nuove funzionalità del sistema con un accenno alle possibilità future di implementazione ulteriore che ci possono essere. Questi sono un po' gli argomenti che tratteremo. Vedremo un momento i numeri del network, quanti dati ad oggi abbiamo all'interno del sistema. Vedremo che rispetto al 2014, quando Ispra ha preso in carico la gestione del network dal punto di vista tecnico, c'è stato un notevole incremento. E le nuove funzionalità sviluppate, soprattutto l'aggancio a una parte tassonomica che fino all'anno scorso, ecco, mancava completamente, e alcune funzionalità in più di allaccio, ecco, ai dati Citizen Science e ai nuovi servizi più moderni, tipo quelli REST API, diciamo, più aperti al mondo dei link ad open data, diciamo, alle nuove tecnologie. Vedremo infine il progetto che abbiamo aperto per fare delle prove su iNaturalist, una piattaforma di Citizen Science che è su internet, alla quale tutti possono partecipare. Vedremo i buoni risultati raggiunti senza particolari sforzi divulgativi e infine, ecco, le prospettive future anche in ottica di stimolare la discussione nella tavola rotonda. Questi sono i numeri che oggi abbiamo sul network. Nel gennaio 2014 eravamo a 900.000 circa osservazioni, oggi siamo a 9 milioni e ci sono collegate anche a queste informazioni, a questi 9 milioni, l'utente del network può visualizzare anche i dati di GBIF e di iNaturalist. Ovviamente di questi grandi network internazionali abbiamo estratto solamente la parte nazionale, siamo insomma intorno anche lì a 900.000 record. In più ci sono queste 2.700 osservazioni del progetto del network aperto su iNaturalist. Quindi le nuove funzionalità. Diciamo, la cosa più importante che abbiamo fatto, il grosso sforzo che ci ha preso tantissimo tempo, è stato individuare una tassonomia condivisa che facesse da base a tutte quante le osservazioni censite all'interno delle banche dati del network e scrivere una procedura software che riuscisse in qualche modo a trovare la migliore corrispondenza del nome scientifico presente nella banca dati all'interno della tassonomia di Catalog of Life. Questo siamo riusciti a farlo con un discreto risultato. E poi vedremo nelle prospettive future che Catalog of Life non è sufficiente a coprire in maniera adeguata tutta la biodiversità, ma in particolare i dati anche del network. E vedremo come con LifeWatch Italia, c'è cioè il professor Bordoni che la rappresenta, e abbiamo già in essere un discorso di condivisione di un servizio tassonomico che ci faccia da base condivisa. Delle altre attività che abbiamo fatto per sviluppare nuove funzionalità è stato un grosso lavoro di sviluppo del geodatabase, quindi tutte le banche dati all'interno del network che avevano informazioni sotto forma di latitudine e longitudine, oppure informazioni geografiche relative per esempio alla località, o informazioni distribuite su una griglia 10x10,
alcuni dati sui reporting della direttiva Habitat, per esempio, sono stati tutti quanti trasformati in un geodatabase che adesso riesce ad essere consultabile in maniera univoca sia dalla parte cartografica che dalla parte alfanumerica. Quindi ad oggi, rispetto al passato, quello che si vede sulla parte tabellare alfanumerica, sito web, si riesce a consultare anche sulla parte cartografica, quindi le stesse identiche informazioni. Quindi un grosso lavoro, ecco, di georeferenziazione e di varie procedure geografiche, che insomma, diciamo, non voglio entrare nel tecnico, insomma, procedure per trasformare l'informazione relativa per esempio a una località in un dato geometrico poi visibile su mappa. Poi vedremo dopo la mappa, la parte visualizzatore cartografico, che è quella particolarmente interessante. E infine sono stati aggiunti, è stata data la possibilità all'utente che cerca dei dati sul network di andare anche ad estendere questa ricerca rintracciando le informazioni presenti dai dati di Citizen Science. Quindi al momento la ricerca dell'utente, i risultati che ottiene sono le banche dati del network, poi c'è un pulsantino a parte dove si dice di poter estendere questa ricerca ai dati di Citizen Science. Quindi i due set di informazioni abbiamo badato a tenerli separati. Sono state aggiunte diversi servizi presi da servizi REST o servizi presi da internet, per esempio lo stato di conservazione della UCN, la Red List italiana. È stata aggiunta una sezione relativa alle foto della specie, al momento presa da Wikipedia, ma ci sono tantissime fonti su internet, però l'idea, poi vi farò vedere, era di arricchire la scheda della specie con informazioni più di tipo divulgativo e non rimanere solamente legati a un ambiente molto tecnico, molto scientifico. Quindi con la foto, informazioni sullo stato di conservazione, lo studente o il cittadino interessato a questi argomenti può quantomeno cominciare ad entrare nell'ambiente, vedere la foto della specie e capire un po' meglio di che cosa si tratta, anziché leggere solamente un nome scientifico riservato molto spesso a un ambiente tecnico. Infine, una delle ultime cose che abbiamo fatto è stata aggiungere la possibilità, insomma, la creazione di un grafico che mostra la distribuzione le concentrazioni dei pollini degli ultimi 15 giorni per un certo genere di osservato. Al momento la connessione, questo viene dai dati di Pollnet, questa connessione è abbastanza leggera al momento perché Pollnet censisce informazioni relative anche alle famiglie dei pollini osservati. Noi ci siamo limitati a fare una prima proposta di integrazione. Nel momento in cui l'utente va su una specie, il sistema automaticamente crea un grafico collegandosi agli open data forniti dalla rete Pollnet, crea un grafico delle concentrazioni degli ultimi giorni di quel polline, però ripeto, relativo al genere e non alla specie, perché Pollnet non ha questo dettaglio informativo. L'idea, nel seguito, poi lo vedremo, è di aggiungere ulteriori integrazioni ad altri livelli tassonomici. Questa è una schermata della ricerca tassonomica che oggi è possibile fare grazie a quell'aggancio che abbiamo fatto con la tassonomia di Catalog of Life. Cliccando su un livello tassonomico si può esplorare all'interno dell'albero tutti i vari livelli. Su ogni livello è possibile attivare, cliccando sul pulsante cerca in questo livello tassonomico, una ricerca trasversale su tutte le banche dati del network relativa a quel livello tassonomico specifico. Io adesso qui ho fatto un paio di schermate per far vedere come era possibile esplorare. Cliccando su, per esempio, questa classe, il sistema rintraccia all'interno di tutte le banche dati del network quelle che hanno specie censite all'interno di questa classe. Sulla singola banca dati poi è possibile arrivare a vedere il dettaglio informativo della singola specie. Io adesso nelle schermate ho preso Acipensa arnacari come esempio di scheda di dettaglio della specie. Prima, io più avanti nelle slide ho anche degli screenshot del vecchio sistema, quindi vedrete che era molto, molto più scarno e meno informativo, meno divulgativo, ecco. Nella nuova scheda specie del sistema c'è una foto che in automatico recupera dal servizio REST di Wikipedia. Ripeto, abbiamo preso Wikipedia, ma ci sono tantissimi altri servizi che l'idea è quella di aggiungerne altri. Lo stato di conservazione recuperato in automatico dal servizio REST della UCN
le liste rosse dell'Italia, e poi c'è la scheda con i risultati della ricerca nelle banche dati. In questo caso, quando avevo cliccato, avevo fatto una ricerca in particolare sulla banca dati, quella di Natura 2000 del Ministero, e si dà l'elenco delle osservazioni, il numero, questa maschera qui di ricerca è interattiva, consente di filtrare dinamicamente i dati, di paginare, di cambiare il numero di elementi che si possono visualizzare. Però la cosa interessante è poi alla fine che si possono scaricare questi dati in formato CSV cliccando sul download dati. C'è il pulsantino per vederli su mappa, adesso vedremo la visualizzazione su mappa, poi ho qualche cosa di interattivo da farvi vedere, e c'è il pulsantino che vi dicevo prima di ricerca dei dati nei dati di Citizen Science. Questo è un altro esempio invece di scheda di specie, però stiamo parlando di una specie vegetale, e questo è il grafico che viene realizzato, sì, più o meno non si vede moltissimo. Comunque è un grafico che recupera in automatico da tutte le stazioni Polnet le concentrazioni polliniche degli ultimi 15 giorni riferiti però al genere, quindi qui siamo su Artemisia vulgaris, sta cercando l'Artemisia. E io ho avuto un incontro, non so se oggi c'è il referente della rete Polnet, e ho avuto un incontro la settimana scorsa proprio con la rete dei referenti Polnet, e diciamo hanno condiviso con piacere questa prima integrazione, ma diciamo loro nei loro rapporti Polnet costruiscono diversi indicatori e diversi sistemi sintetici, grafici di sintesi, che diciamo la proposta è di trovare ulteriori integrazioni nel futuro. Questo è un primo esempio e comunque dà un po' l'idea di come vorremmo continuare a costruire il sistema, un sistema che diciamo diventa anche molto divulgativo e molto aperto anche al pubblico più in generale, non solo agli esperti. Questo è un esempio di ricerca nei dati, poi GBIF e iNaturalist, quindi io avevo cercato a Cibi Ternisius, cliccando su cerca nei dati Citizen Science arrivo a questa scheda dove vedo come fonte dati GBIF, e poi nelle pagine successive c'è anche iNaturalist. Ovviamente GBIF è una fonte molto più importante di dati, quindi comparirà molto più facilmente. Anche in questo caso è possibile scaricare separatamente, sempre in formato CSV, che è un formato più aperto possibile, diciamo, che potevamo dare al momento, sia quelli GBIF che quelli di iNaturalist separatamente. Giusto un accenno a un confronto col precedente sistema, cercando questa specie nel nuovo abbiamo 4676 risultati. Nel vecchio ne avevamo 1163, di cui solo 249 rappresentabili su mappa. Questa è la schermata del vecchio sistema. La cosa notevole e che rappresenta la grossa differenza è proprio quei 249 rappresentabili su mappa. Nel vecchio sistema le uniche informazioni che potevano essere rese su mappa erano i nomi, erano le specie osservate e aventi come attributi latitudine e longitudine. Le altre informazioni, quindi regioni, province o informazioni distribuite su griglia, non erano assolutamente visibili. Questo è il caso di Acipi Ternisius su mappa oggi, quindi vediamo, ci sono, poi magari lo vediamo nel dettaglio perché lo schermo è abbastanza piccolo da vedere, però ci sono tre livelli di interrogazioni in automatico. Quando io cerco Acipi Ternisius mi vengono fuori i puntini rossi che sono le osservazioni puntuali, quindi le banche dati che avevano latitudine e longitudine come riferimento geografico, le griglie gialle che sono le distribuzioni di specie su griglia 10x10, e quelli celesti che si vedono sullo sfondo, poi ovviamente dal visualizzatore cartografico è possibile accendere o spegnere questi strati, sono le osservazioni che erano attribuite a regioni, province e comuni, quindi che non avevano un attributo geografico ben definito e che non erano visibili su mappa prima, adesso sono visibili. Inoltre nella scheda, nell'attributo diciamo, della singola osservazione c'è riportata la tassonomia, la banca dati di riferimento, l'anno di osservazione e il nome scientifico della specie cercata. Questo è quello che si vedeva fino all'anno scorso, della stessa specie. E chiaramente cioè, il confronto è insomma, cioè una bella differenza, ma la cosa più importante è che quando cliccavi sul punto
ritrovavi la stessa informazione che avevi cercato, cioè io avevo cercato a Cipiternisus, mi ritrovavo su mappa da Cipiternisus che già sapevo di aver cercato e cliccando sul puntino lui mi diceva di nuovo che io avevo trovato a Cipiternisus. Peccato che ce l'avevo scritto io. Esatto, quindi insomma diciamo era un po' poco informativa la cosa. Questo è un altro esempio della possibilità che adesso c'è di cercare per livelli tassonomici, adesso è possibile cercare testudines, insomma un livello tassonomico all'interno del sistema e vedere tutte le osservazioni di quel livello tassonomico direttamente su mappa. Questo è quello che veniva fuori l'anno scorso, tra l'altro c'è un'osservazione in Polonia, e quindi c'è stato un grosso lavoro anche di rettifica di alcune informazioni. E passo velocemente sulle altre funzionalità sviluppate, poi vi faccio vedere qualcosa di diciamo sul sito web direttamente. Abbiamo attivato anche un servizio REST API, adesso non voglio entrare nel merito di che cos'è, è un servizio che scambia informazioni in un formato JSON, diciamo un formato compatto che si usa molto oggi a livello tecnologico per scambiarsi dati, soprattutto nel mondo dei linked open data anche, quindi e questa è una prima apertura al mondo dei linked open data sul quale vorrei andare poi nel futuro. Questo servizio REST API è aperto al pubblico e consultabile tramite qualsiasi client REST API, questo è riservato più agli informatici ovviamente. Questi servizi vengono sviluppati per sviluppare applicazioni che si integrano con il network. Questo servizio ad oggi fornisce risposte sulla tassonomia, quindi è possibile cercare, non so se si legge, io ho provato a cercare il taxus e lui risponde con un elenco a livello tassonomico delle informazioni relative al taxus, si fa una ricerca full text all'interno del sistema e risponde con questi dati. Questo con quello che sta facendo LifeWatch Italia è un bel livello di integrazione, anche loro stanno sviluppando dei servizi REST API, poi magari il professor Sbordoni ci dirà. Questo è uno screenshot del visualizzatore cartografico, anche questo sviluppato basandosi su un prodotto open source, una suite chiamata OpenGeo. Il codice, quindi tutta la personalizzazione che abbiamo fatto noi per il network è anch'essa rilasciata in open source, poi vi lascerò il link del repository GitHub dove abbiamo rilasciato in open source il codice, quindi chi vuole partire da questo sistema per costruire ulteriori personalizzazioni, questo è chiaramente molto tarato sulla biodiversità, sulle ricerche che facciamo sul network, però è una forte customizzazione, personalizzazione che ne abbiamo fatto, quindi l'abbiamo reso open source perché nel sistema open source così funziona, diciamo, si prende un codice, lo si modifica e lo si rilascia di nuovo. Le caratteristiche velocemente del sistema, poi quasi finito. Ok, faccio vedere velocemente il visualizzatore e c'è una possibilità di fare una ricerca full text sulla tassonomia, quindi si comincia a scrivere una parte del testo che si cerca, della specie cercata e il sistema suggerisce nei vari livelli tassonomici che ha la corrispondenza migliore e una volta cercati i risultati è possibile farne un filtro per regione, provincia e comune. E questa è un cerca per località classico, insomma, che fa uno zoom sulla mappa, sulla località cercata. E nel sistema è possibile fare, a valle delle ricerche, dei download dei risultati della ricerca, formato PNG, se serve da inserirlo in qualche report, insomma, CSV per accedere direttamente ai dati, o shapefile per poi riprendere queste informazioni così come sono e riusarle sul proprio visualizzatore cartografico. QGIS o prodotti proprietari. Un'altra funzionalità che oggi c'è è che sono disponibili servizi Inspire OGC, il servizio VFS è finito sotto adesso, diciamo ci sono disponibili sia il servizio VMS che il servizio VFS, diciamo vi lascio qui i link, il servizio VFS è uguale, cambia l'ultima parte anziché VMS e VFS. A questi servizi potete accedervi sempre tramite i vostri client GIS, quindi il vostro desktop QGIS, e accedere direttamente alle mappe e fare le vostre elaborazioni. Un accenno al progetto su iNaturalist di NNB, questa è una piattaforma online di Citizen Science, abbiamo aperto un progetto, questo qui, e vedete il link sotto,
chiunque si può registrare gratuitamente e inviare le proprie segnalazioni. Tra l'altro ci sono delle app che funzionano molto bene sul cellulare ed è molto attiva peraltro la comunità, quindi vi segnalano, vi rettificano l'osservazione che avete inviato. Questo nel giro di poco più di un anno abbiamo ricevuto 87 registrati, 600 specie osservate e 2751 osservazioni. Questo, vi ripeto, senza dire niente a nessuno, insomma, mi sembra un discreto senza pubblicità, mi sembra un discreto risultato. Allora, le prospettive future, questo io l'ho messo qui, diciamo, però vorrei che fosse anche argomento di discussione della tavola rotonda. Sicuramente la cosa più importante da fare, su cui lavorare, è migliorare la qualità del dato. Fino ad oggi abbiamo caricato dentro al sistema tantissime, diverse banche dati, ne abbiamo più di 60 all'interno. Su alcune banche dati c'è un problema di qualità proprio informativa, il nome della specie è scritto male, ci sono errori ortografici, non c'è mai stata, diciamo, una tassonomia effettiva di riferimento, quindi è difficile poi costruirne un network, quindi un sistema che le metta a fattor comune. La mia proposta, insomma, per l'anno prossimo è lavorare proprio su questo con il singolo provider, e individuando però, ecco, magari con l'aiuto di LifeWatch, una base dati comune a livello tassonomico, che non sia solo Catalog of Life. Le implementazioni proprio che vorremmo fare è aggiungere una ricerca un po' tipo Google sul visualizzatore cartografico, che consenta di cercare non solo sulle specie animali o vegetali che ci sono nel sistema, ma anche sugli habitat, perché adesso ci sono gli habitat che sono degli strati dinamici all'interno del sistema, che però non vengono consultati in maniera dinamica dalla ricerca. Quindi l'idea nostra è di aggiungere quest'ulteriore ricerca un po' più smart, aprirci ulteriormente ad integrazione con servizi esterni, quelli di LifeWatch, quelli di Polnet, GBIF, IUCN, eccetera, e aggiungere un livello di analisi dati con dei sistemi, diciamo, di indicizzazione molto potenti come questo qui di Elasticsearch, perché al momento, cioè fino ad oggi, ci siamo limitati a mettere dentro banche dati, ma un sistema effettivo di analisi poi di queste informazioni non ce le abbiamo, un'analisi anche a livello temporale. Tra l'altro, l'altro elemento è la gestione della variabile del tempo, che io non ho più a disposizione, credo. E perché fino ad oggi tutte le banche dati che abbiamo vengono proiettate per esempio su mappa senza tener conto della variabile tempo, quando sono state prodotte, sì, anche della data dell'osservazione. Io su mappa oggi vedo a Cipi Ternisus quella del 1976 allo stesso livello del 2018, quindi sarebbe interessante adesso inserire questo elemento della variabile tempo e poi aprirci a questa pubblicazione dei link ad Open Data, perché oggi la rete va sempre di più verso il dato semantico. Aggiungere un'informazione che dia un contenuto, diciamo, ecco, semantico, come dire, aggiungere la tassonomia alla specie significa consentire ai vari sistemi che dialogano tra di loro di comprendere in maniera semiautomatica che quella specie è una specie vegetale piuttosto che una specie animale, o fare altri tipi di inferenze. E oggi la rete internet sta andando sempre di più verso il mondo dei link ad Open Data. Con questi servizi REST API noi stiamo cominciando a pubblicare sistemi che si aprono a questo modello. La stessa rete, diciamo, di tutte le banche dati potrebbe cominciare a pubblicare essa stessa, ogni provider, dati in link ad Open Data, rendendo la rete un po' più moderna, diciamo. Vi lascio i link, queste, vabbè, le slide poi magari le rendiamo disponibili. Le rendiamo disponibili. Non so se ho tempo di far vedere qualche cosa del sito internet oppure no. Pochino, giusto per vedere una parte. Di tanto poi accorciamo. Ok, vi faccio vedere solamente qualche schermata velocemente. Intanto ce l'ho qui pronte. Sì, andiamo veloci. Lei non ha bisogno di aiuto. Come succede, cioè, di solito? Self-service. Allora, vi volevo far vedere un attimo, questa è la schermata del sito web, io qui mi ero aperto già un po' di schermate per velocizzare tutto, qui ho cercato Turdus, e c'è la foto e lo stato di conservazione. Questo, abbiamo limitato i risultati della ricerca sulla tabella qui che si vede a 5.000 elementi, perché
vederne 100.000, insomma così, guardarli sul sito è abbastanza tedioso e inutile, però qua c'è la possibilità di fare delle ricerche su qualsiasi campo che si vede qui, quindi se io cerco sui dati, cerco sulla banca dati, posso filtrare queste specie. C'è la possibilità di vedere su mappa, download dati e cerca dati Citizen Science, che ce li ho qui già aperti. Questi sono i dati Citizen Science del Turdus Philomenus, vedete iNaturalist, GBIF, sono qui 1200 elementi, non faccio il download. Questa è la visualizzazione su mappa che vi dicevo. Sempre del tordo? Questo è il Turdus Philomenus, sì. Questo è quello che si vede. E questo, mo cliccando su un punto, questi sono gli attributi che ci sono su ogni livello cartografico che viene visualizzato. Vedete, ci sono le osservazioni che abbiamo attribuito a regioni, province e comuni, quindi lo strato che si vede sullo sfondo in celeste, ci sono queste informazioni, non c'è latitudine e longitudine perché non erano presenti, ma c'è l'informazione relativa al comune, in questo caso è Bergamo, ci sono le informazioni relative a classe. Sì. Classe, ordine, famiglia, genere, la banca dati di riferimento e poi le altre informazioni che vengono dall'altro livello giallo, le osservazioni su griglia. E infine ci sono le osservazioni puntuali. Quindi sono tre strati che in maniera dinamica, adesso provo a cercare un livello tassonomico superiore, la famiglia delle fagacee. Clicco in tempi peraltro decisamente ragionevoli, ottengo una mappa più che ricca di informazioni di un livello tassonomico che può essere interessante per fare delle ricerche e degli studi. Questo era un'altra ricerca che ho fatto di un'altra specie, così per provare, e che non è presente, diciamo, su una banca dati, quella degli inanellatori, che è molto... che ha tantissime specie osservate, era giusto per farvi vedere una specie non di uccelli che fosse presente in altri tipi di banche dati. Qua invece c'era una schermata, io ho cercato castanea sativa, giusto per farvi vedere una specie vegetale, e il grafico che è stato recuperato in tempo reale dagli open data di Polnet delle concentrazioni degli ultimi 15 giorni di castanea, appunto. Questo è un grafico interattivo, quindi andandoci su dice qual è la stazione di riferimento, qual è la concentrazione, si possono accendere o spegnere le stazioni, insomma, diciamo, ci si può giocare con questo grafico. Però, come vi dicevo, con Polnet l'idea è di implementare ulteriormente l'integrazione di questo grafico, soprattutto ai livelli tassonomici superiori che stanno sempre qui, ed è possibile esplorarli in qualsiasi momento. Non so, io vado su Animalia, vedete, io posso cercare in tutti i livelli tassonomici, fermarmi ad un certo punto e cercare in tutte le banche dati o proseguire nell'esplorazione fino al nome scientifico. Diciamo, questo è un bel valore aggiunto, questo è il grafico dell'Artemisia, delle concentrazioni di Artemisia, e vi dicevo, la ricerca tassonomica è un bel valore aggiunto che oggi abbiamo raggiunto grazie a questo lavoro di integrazione con Catalog of Life. L'anno scorso le banche dati non avevano la maggior parte l'informazione tassonomica associata. Ok, io diciamo. Grazie, grazie al dottor Di Stefano. Questo intervento che conclude la prima sessione sicuramente sarà uno spunto, Eleonora, per la tavola rotonda, perché abbiamo visto quali sono le potenzialità dello strumento e quindi la tavola rotonda ci deve poi servire per capire come questo strumento lo implementiamo nel tempo.